Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nei secoli dei secoli, amen.
sei stato crocifisso, Signore, perché portavi la pace vera che il mondo non conosce. Benedetti i piedi di chi porta pace, anche se ritornati e trafitti, o Cristo, Figlio del Dio vivente. Nel tuo regno ricordati di noi, o Signore. Beato chi è perseguitato a causa della giustizia, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentiranno. Rallegratevi ed esultate, grande sarà il premio dei cieli. Sulla croce ha legato il tiranno, il nemico che perseguita tutti, salvandoci dalle catene, dalla morte e dal mare, liberandoci ora della vita. O Signore, amico degli uomini, nel tuo regno ricordati di noi, o Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca al capitolo undecimo. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione». E poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono». Evangelo del Signore.
Cari sorelle e cari fratelli, questa pagina evangelica illumina questa nostra preghiera di ogni giorno e noi siamo lieti questa sera di avere con noi anche Monsignor Vitus, Vescovo di Patang, un caro amico della comunità in Indonesia. Benvenuto, caro Don Vito. E ci dice questa pagina evangelica che il discepolo è un uomo e una donna di preghiera. Anzi, siamo discepoli nella misura in cui imitiamo Gesù come prega. Tante volte questa scena si ripete nelle pagine evangeliche, ma quel giorno, al termine di quella preghiera, uno dei discepoli evidentemente stava guardando, contemplando Gesù in preghiera, questa volta gli si avvicina e gli chiede: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Sorelle e fratelli, lo ripetiamo anche noi, ogni sera, al termine della nostra preghiera, e lo diremo anche questa sera: Signore, insegnaci a pregare. Cosa aveva colpito i discepoli tanto da suscitare questa domanda? Non era certo la prima volta. Basti pensare a tutti i sabati che Gesù con i discepoli stava in preghiera in sinagoga o anche quando recitavano i salmi. Ma perché quella volta questa richiesta? I discepoli compresero e furono colpiti molto probabilmente dal modo con cui Gesù pregava, dal modo con cui Gesù si rivolgeva al Padre, la sua confidenza, l'immediatezza delle parole, la familiarità dei sentimenti con cui Gesù si rivolgeva al Padre. E Gesù, in maniera impensabile per i discepoli ed anche per noi, più che rispondere con una formula, come per esempio faceva anche il Battista o altri profeti, Gesù li immerge direttamente nell'intimità con Dio. Quando pregate, dite: Padre, Abba, Papà. Possiamo immaginare lo sconcerto dei discepoli, che per quel tempo era persino proibito pronunciare il nome di Dio. Gesù invece spinge a chiamarlo Papà. Polverizza ogni distanza. Dio non solo non è lontano, è Padre, e noi siamo Suoi figli, da poterci rivolgere direttamente a Lui. Non c'è più bisogno del Tempio o dei sacerdoti. Ciascuno può rivolgere direttamente, con confidenza, al Padre che sta nei cieli. È una rivoluzione della spiritualità. Nella parola Papà, Gesù svela il mistero stesso di Dio. È un Padre per tutti. Lui che ha creato il cielo e la terra, Lui che è l'Onnipotente, è in realtà nostro Padre. Sant'Ambrogio, quando commentava questo passaggio, diceva che Gesù ci riporta ai primi giorni, quando
Adamo ed Eva passeggiavano nel giardino e parlavano con Gesù, appunto, in una maniera tanto immediata e tanto familiare. Sorelle e fratelli, nella preghiera conta il cuore, conta la libertà della confidenza, l'immediatezza della relazione con il Signore, nella consapevolezza che Dio è come un padre, largo di misericordia, e questa è l'esperienza del credente. Sì, care sorelle e cari fratelli, noi siamo invitati a immergerci in questa dimensione spirituale che ci mostra quanto il Padre del Cielo ha un cuore ben più grande del nostro. E Gesù lo sottolinea con due esempi limiti tratti dalla vita quotidiana. L'amico che arriva a mezzanotte e il padre che non darà mai una serpe al figlio che gli chiede un pesce. E Gesù alla fine conclude: se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Sorelle e fratelli, è per dire a tutti noi anche questa sera il grande amore di Dio per noi e per il mondo. È per questo che ogni sera insistiamo per pregare per il mondo, per i paesi in guerra, per coloro che sono abbandonati, per chi non è ricordato da nessuno, per chi non è mai chiamato da nessuno. Noi, nella nostra preghiera, ogni sera, svolgiamo un ministero straordinario, quello della intercessione per tutti direttamente al cuore di Dio. Chiediamo e ci sarà dato, cerchiamo e troveremo, bussiamo al cuore di Dio e il Signore volgerà il suo sguardo verso di noi e ci esaudirà. È la forza della preghiera che porta la pace e salva il mondo e ciascuno di noi. E così sia.
Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino in questo nostro mondo i frutti del male, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia, il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché cessino le guerre e arrivi la pace, perché sorga un nuovo giorno in Terra Santa, in Ucraina e ovunque nel mondo. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indegnità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato e senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via per prendere con te la croce del tuo riscatto, tu che sei Dio e vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgendo lo sguardo al volto santo di Gesù, con la fede del discepolo del Vangelo, osiamo dire: insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E la pace di Dio scenda su tutti. Amen. Amen.